Carissimi amici dell'Ariete, allora partiamo subito con la settimana che va dal 18 al 24 luglio 2022. Facciamo un metodo di gioco totalmente diverso. Le carte sono state mescolate tutte prima, a secondo poi di quelle che andrò a prendere. Allora, in questa settimana, dal 18 al 24 luglio 2022, andiamo a vedere quali saranno le energie. Che genere di energie avrete in questa settimana e poi chiaramente se ci daranno altre notizie, altre informazioni. Andiamo a scegliere tre carte. Sto usando i tarocchi e poi velocemente andiamo a chiedere con le 5 carte napoletane su per giù un po' gli eventi, ma in una maniera molto ma molto leggera, e poi cosa ci dicono i nostri angeli, quale consiglio ci danno. Allora, per il segno dell'Ariete nella settimana che va dal 18 al 24 luglio 2022, quali sono le energie? Quindi con quale energie affronterete questa settimana dal 18 al 24 luglio 2022? Per carità, si salvi chi può. Abbiamo due energie femminili, regina di denari a fondo mazzo, regina di coppe, e abbiamo un cavaliere di denari con un 2 di spade. Ok, vediamo subito la nostra regina di denari cosa vuole dirci. Come posso dirvi? La regina di denari, ok, vi mostra semplicemente in questa settimana la strada da dover seguire per cercare di ottenere il meglio, quindi vi mostra la strada e vi dice che dovete impegnarvi duramente nel lavorare, nell'ottenere comunque sia il successo. Se voi desiderate di ottenere il massimo, chiaramente per ottenere questo massimo dovete darci comunque sia dentro, ok? Potete magari fare affidamento a una figura materna, potreste magari chiedere sostegno, ok, per realizzare tutti quelli che sono i vostri obiettivi. La regina di denari ci dice anche che l'impresa che voi andrete ad affrontare, ok, in questa settimana è un'impresa che giustamente dovrete affrontarla da soli. Sono gli altri che dipenderanno da voi, quindi la famiglia, il lavoro, il sociale, cioè tutti quanti dipenderanno da voi. Dovete quindi dare tutte le energie che avete a chiunque, dovete usare tantissimo l'intelletto, la ragione, il sentirvi comunque maturi, ok? Dovete comunque in un certo qual modo, oltre che chiedere, magari fare più che altro affidamento a una figura materna, dovete comunque sì andare avanti da soli in quello che volete ottenere. È una carta che ci parla di prosperità, di sicurezza, dovete però tenere duro per arrivare dove volete comunque sia arrivare. È un ultimo sforzo da fare per quanto riguarda la famiglia, per trarre comunque dei migliori profitti. E come più che altro, ecco, più che chiedere magari affidamento a una figura materna, è come se siete voi quella figura materna dove le persone possono aver bisogno comunque di voi, ok? E quindi chiedere il vostro sostegno, affidarvi comunque a voi, e le vostre energie chiaramente devono essere donate, dovete cercare di aiutare e agire comunque sia da soli. Accanto abbiamo una bella energia, comunque bella forte, ok, di prosperità, sicurezza, abbondanza. Poi abbiamo il nostro cavaliere di denari, che
ci dà comunque una buona notizia. Sta per arrivare un periodo comunque di successo, quindi in questa settimana voi dell'Ariete veramente splenderete, ok? C'è proprio qualcosa di bello nella vostra vita che è in riservo per voi. Dovete pianificare tutto quello che c'è da pianificare nei minimi dettagli e comunque sia portarlo avanti. Progetti, tutto quello proprio che avete, che avete bisogno comunque di voler proseguire e di portare avanti. Anche in questo caso la carta ci dice che dovete agire da soli, ok? Dovete chiaramente sforzarvi anche. Magari ci può essere qualcuno che vi può comunque aiutare, ma più che altro dovete mostrare i vostri sforzi, quindi i vostri talenti li dovete mettere comunque sia in pratica. Ok, quindi cercate di recuperare tutte quelle situazioni rimaste stagnanti, tutte quelle problematiche magari che avete potuto lasciare nella settimana successiva. Rimboccatevi comunque le maniche, agite con razionalità e cercate di andare avanti. Questo perché? Perché comunque abbiamo un 2 di spade, ok? Dove si possono magari presentare delle difficoltà, dove si devono prendere comunque sia delle decisioni, dove ci potrebbe essere in questa settimana un blocco emotivo, ok? Qualche difficoltà c'è, un po' di nervosismo c'è, dovete invece assaporare in questa settimana proprio un momento di calma, di relax e quindi un momento di riflessione in quelli che sono la realizzazione comunque dei vostri progetti. Quindi aprite veramente gli occhi lì dove ci sono delle decisioni da prendere, lì dove c'è una riflessione profonda da dover fare, ok? Perché come sapete comunque nella vita le minacce vengono da qualsiasi parte, quindi siete comunque in perfetto equilibrio, impegnatevi in quello che, ripeto, volete ottenere. Sono 3 carte che qui solo nel 2 di spade vi dicono di aprire comunque gli occhi, ma sono comunque delle carte che vi incoraggiano ad andare avanti, perché comunque vi danno delle buone speranze, vi danno più che speranze, vi danno proprio delle energie comunque positive in questa settimana. A fondo mazzo abbiamo questa regina di coppe, o potreste avere a che fare con una regina di coppe, ok? Una persona comunque buona, sensibile, premurosa, amabile. Potreste magari avere a che fare con una madre o con un qualcuno comunque sia dove fate comunque affidamento, che riesce a connettersi comunque sia con voi e riesce in un certo qual modo comunque ad aiutarvi e a trovare la soluzione di quelli che sono comunque i problemi. Problemi magari riguardanti il cuore, problemi relazionali, emozioni, sentimenti, qualsiasi genere di problema. Ok, quindi la regina di coppe è una carta comunque benigna, è una carta comunque buona. Chi magari potrebbe aver bisogno, ok, questa regina di coppe comunque c'è, perché aiuta a proteggere comunque sia gli altri. È una persona comunque sincera che, ripeto, vi protegge senza dover chiedere comunque nulla in cambio e quindi potete tranquillamente affidarvi a essa. Andiamo a vedere quindi in questa settimana dal 18 al 24 luglio 2022 velocemente quali sono le novità per il segno dell'Ariete. C'è un periodo comunque sia in questa settimana, quindi ci sono delle soddisfazioni che arrivano, ci sono delle soddisfazioni
c'è, non c'è delle gratificazioni, un successo comunque che riuscirete ad ottenere, un benessere. Magari, ecco, nella coppia ci può essere qualche disguido, potreste avere a che fare con un'energia maschile dove dovete andare a sistemare delle cose e con un'altra energia maschile dove eventualmente vengono fuori magari degli inganni, delle bugie, e quindi questi potrebbero essere magari gli ostacoli da dover superare e da dover chiarire. Ma vi vedo comunque sia forti. Vi vedo combattivi, sapete, tenete nascosto, sapete e andate avanti, anche perché in un certo qual modo volete la vostra fortuna, volete comunque sia, ripeto, raggiungere i vostri successi, i vostri progetti che andrete a realizzare, magari una gravidanza da portare a termine o la nascita di una relazione per chi eventualmente comunque è singolo. Però vedo comunque sia, anche nelle nostre carte napoletane, vedo un qualcosa di buono. Abbiamo delle coppie, quindi bastoni e denari, coppia di tre, dove ci parla di sentimenti chiari e limpidi nella coppia. Per chi è in relazione, per chi è in coppia, a parte gli ostacoli, i sentimenti ci sono, e per chi eventualmente è single potreste chiaramente incontrare magari qualcuno, come vi ho detto, un qualcosa di nuovo, dove potreste comunque sia scoprire di essere innamorati oppure di provare un'attrazione, di provare un certo interesse. Andiamo invece a vedere i nostri angeli e i nostri arcangeli, cosa comunque sia vi consigliano in questa settimana per il segno dell'Ariete. Andiamo a chiedere una carta. L'ego, arcangelo Jofiel. Falsa sensazione di essere in trappola, eccessiva concentrazione sulle cose materiali, pensieri negativi o basati sulla paura. Non dovete sentirvi in trappola, dovete comunque sia spiccare, perché la sensazione che avete comunque sia è falsa. Attenzione comunque al vostro ego, attenzione ad essere concentrati comunque sulle cose materiali. Non dovete avere pensieri negativi, oppure non dovete avere pensieri di paura, perché in questo modo attirate semplicemente un'energia negativa. Quindi cercate di spiccare il volo, perché comunque sia le carte sono belle. Tarocchi, carte napoletane e comunque sia anche i nostri angeli ci parlano di un qualcosa comunque di bello. Vi mettono soltanto in guardia, vi danno un consiglio di cosa comunque non dovete fare. A fondo mazzo abbiamo il 6 di terra, che parla di possibili doni in denaro, tempo o lavoro, quindi ci sono queste nuove opportunità di carriera o a livello economico o a livello di cose proprio belle, di doni che vi possono comunque arrivare. Potreste eventualmente, per alcuni di voi, ricevere un prestito, oppure c'è proprio una risoluzione magari di qualche debito per chi ha comunque sia un debito. Carissimi amici, questa è la vostra settimana, direi, per voi dell'Ariete, insomma una settimana bella. E cosa dirvi? Nulla di che, semplicemente tutto positivo. Quindi, se vi è piaciuto il video, lasciate un commento, lasciate un like, io vi ringrazio e ci sentiamo presto. Vi auguro comunque sia un buon fine settimana. A presto.